Un bentrovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio, breve riflessione sul brano biblico del giorno. Brano di oggi è quello che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2, esattamente il versetto 33. E dice così: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. E fin qui la lettura del brano, un brano che come sempre cerchiamo di inserire nel contesto in cui si trova, un contesto pubblico in questo caso, con Pietro l'Apostolo che pronuncia queste parole e le pronuncia davanti ad una folla molto gremita di persone di varie lingue provenienti da varie parti del mondo allora conosciuto. Ci sono ebrei che non parlano più la propria lingua perché sono nati o sono cresciuti in altri luoghi, in altri paesi. Ci sono persone non di origine ebraica, i cosiddetti gentili, quindi le persone appartenenti alle genti, quindi ad altri popoli che non sono ebrei. E poi ci sono gli apostoli, che pochi minuti prima erano riuniti in un luogo chiuso durante la festa della Pentecoste e avviene un fenomeno particolare, un fenomeno molto strano. Si sente un suono che proviene dal cielo, un suono molto persistente, probabilmente un suono che dapprima è soffuso ma che poi cresce, poi si fa sentire in maniera profonda, in maniera tale da entrare forse nella mente, nel cuore di ciascuna persona che in quel momento lo stava ascoltando. E sì, perché ad ascoltare questo suono non sono soltanto i 12 riuniti, dicevamo, in questo luogo chiuso, ma sono anche le persone che stavano in una piazza, probabilmente proprio lì vicina a questo luogo chiuso. E all'interno gli apostoli, oltre ad ascoltare il suono, vedono anche come delle lingue di fuoco, ci descrive qui Luca negli Atti degli Apostoli, come delle lingue di fuoco che provenivano dall'alto, e questo fuoco dapprima coeso si suddivide appunto in 12 lingue, 12 fiammelle che penetrano nel corpo di ciascuna delle 12 persone, di ciascuno dei 12 apostoli, e ci riporta Luca, loro cominciano a parlare in altre lingue. Quali lingue? Le lingue che poi si accorgeranno sono quelle che parlavano gli astanti, le persone che stavano all'esterno di questo luogo. Loro, i 12, escono fuori, cominciano a parlare, cominciano a predicare nella lingua che ciascuno dei gruppi etnici che stavano lì poi parlava. E dalla descrizione che ne fa Luca sembrerebbe che gli stessi apostoli probabilmente continuino a parlare la propria lingua madre, continuano a parlare l'aramaico o l'ebraico, e invece gli astanti, i vari gruppi etnici, ascoltino, sentano nella propria lingua, come se ci fosse un filtro che in contemporanea, nello stesso momento in cui gli apostoli parlano, riesca a fare ascoltare invece ai vari gruppi etnici presenti in quel momento in questa piazza, riesca a far ascoltare a ciascuno nella propria lingua madre. E adesso è Pietro quindi che ha preso la parola e che dice: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Ripetiamo il versetto di oggi: egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Quindi Gesù ha ricevuto, una volta che è salito al cielo, che è stato esaltato dalla destra di Dio, dice qui Pietro, quindi ha ricevuto
la possibilità, una volta che Gesù è andato via, una volta che Gesù è salito al cielo dopo la sua resurrezione, ed ecco che ora Gesù stesso sta spargendo su tutti noi lo Spirito Santo, sta spargendo quello che udite, queste parole che noi pronunciamo nella nostra lingua e che voi udite nella vostra, il suono stesso sommesso da prima che voi avete udito e che si è trasformato in qualcosa di veramente particolare, di veramente miracoloso. E poi quello che vedete, le lingue di fuoco che sono scese giù dal cielo, e Pietro coglie quindi l'occasione in questo momento per predicare la salvezza a tutte queste persone che venivano da varie parti, lo ripeto, del mondo allora conosciuto. E Pietro dice: ravvedetevi, cioè ritornate sui vostri passi, cioè cercate di capire che la vita che voi state facendo non è la vita più opportuna secondo quella che è la volontà di Dio. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Cioè avrete anche voi nella vostra vita la presenza dello Spirito Santo. E Pietro continua testualmente, ancora siamo al versetto 39 in questo momento del capitolo 2 di Atti, e lui dice: perché per voi è la promessa, la promessa è anche per i vostri figli, la promessa è anche per tutti quelli che sono lontani da Dio, e per tutti quelli ancora per i quali il Signore nostro Dio ha messo a disposizione la sua chiamata, la sua vocazione, come viene detto in altri ambiti, in altri momenti. E Pietro promette che lo Spirito Santo è per tutti. Lo Spirito Santo in quel momento opera affinché la parola di Dio sia udita, affinché la parola di Dio sia compresa, affinché la parola di Dio, se è volontà di quelle persone, possa essere accolta nei loro cuori, nella loro vita. Ma, come dirà poi in questo caso l'Apostolo Paolo al capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 5, Paolo dirà: la speranza in Dio non viene delusa e non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, la presenza dello Spirito Santo poi nella vita, nel cuore di ciascuna persona a cui viene promesso, la presenza dello Spirito Santo trasforma. Perché? Perché l'amore di Dio riesce a penetrare, se lo Spirito Santo viene accolto, riesce a penetrare nella nostra vita e trasforma totalmente la nostra vita. Sì, care amiche, cari amici, come dice qui Pietro, per voi è la promessa, quindi non solo per gli astanti di quel momento, ma per tutti noi, per tutte noi che siamo accomunati in questo momento dall'ascolto di questo brano e di questo programma Appuntamento con Dio. La promessa è anche per noi. Noi che siamo chiamati in questo momento ad accogliere nella nostra vita lo Spirito Santo, che può trasformarci completamente, qualunque sia la nostra condizione in questo momento, quali che siano i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, i nostri peccati, lo Spirito Santo può trasformarci. Basta accoglierlo, basta dire nel nostro cuore: sì, vieni, vieni Signore Gesù, vieni in me. Lo Spirito Santo è chiamato anche Paracleto, cioè colui che dà la sua protezione, il Consolatore. Ecco, facciamo che lo Spirito Santo possa consolarci, accogliamolo. Lo Spirito Santo ci trasforma, ci consola e nel nome di Gesù Cristo ci dà la salvezza. Sì, perché la promessa che Gesù aveva già fatto più volte quando camminava per le strade della Galilea, della Giudea, le strade del tempo in cui si è incarnato come uomo, la promessa e le promesse fatte più volte da Gesù sono promesse di salvezza, ma la promessa che poi porterà a questa salvezza è la promessa dello Spirito Santo. Io vado, io andrò in cielo, io
dopo la mia risurrezione salirò al Padre, perché se non salgo al Padre, io non vi potrò mandare lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo non potrà quindi operare particolarmente in voi. E dicevamo, questo episodio di cui abbiamo fin qui parlato accade durante la Pentecoste. La Pentecoste, festa ebraica, passata poi anche nella tradizione cristiana, festa ebraica che in realtà si chiamava Shavuot, cioè, come dice poi la traduzione Pentecoste in greco prima e poi ovviamente anche nel nostro italiano, cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, cioè cinquantesimo giorno dopo i 49 giorni. Certo, Mario, cinquantesimo viene dopo il 49esimo, sì, però 49 è rappresentato da 7 volte 7 giorni, quindi un simbolo sicuramente importante, ma non è il momento di parlare di questo. È importante invece dire che la Pentecoste è una festa di gioia, una festa per il raccolto, una festa per le benedizioni di Dio. E anche il momento che viene descritto si trasforma e si trasformerà ancora per tutte e per tutti coloro che vorranno in una grande benedizione di Dio, la benedizione suprema, la benedizione più alta, la benedizione della salvezza. Bene, il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda appuntamento con Dio di oggi è finito. Per approfondimenti potete richiedere il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù e, se volete, anche il libro tascabile Gesù di Nazareth, la speranza dell'uomo, un itinerario attraverso il Vangelo della salvezza. 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109 SMS o WhatsApp o voce se preferite. E poi ancora la nostra pagina Facebook con un messaggio privato, Radio Voce della Speranza Roma. Un abbraccio a tutte e a tutti e ci sentiamo con il prossimo appuntamento con Dio. Ciao da Mario Calvagno.